sfida alla capolista per il futsal femminile Cagliari, che nel terzo turno di ritorno del campionato di Serie A affronta il fortissimo kick-off. Intanto è iniziata la partita, subito un tentativo. Lunghissimo ruolino di marcia fatto di risultati positivi, uno dietro l'altro, ancora un pallone messo in mezzo, arriva il gol del vantaggio dopo appena 33 secondi di gioco. Marchese prima intenzione, cercava un suddivimento in diagonale, buono nelle intenzioni, quindi Vieira riesce a far passare il pallone, lo scavetto e Carolina Vargiu riesce a salvare. Si cercava qui Sabrina Marchese, il pallone è stato allontanato, lo ha recuperato Gabriella Machado, finta il destro, poi si sposta il pallone sul sinistro, arriva il gol del pari, la bomba di Gabriella Machado. Ben posizionata Gabriella Machado, galvanizzata dal gol dell'1-1, qui per un pelo Carolina Vargiu non riusciva a depositare in rete anche il gol del 2-1. Il pallone quindi per Carmen Gutierrez, poi Belli può calciare in diagonale, Masha ancora una volta si fa trovare pronta e quindi Navarro Sainz, bello qui l'1-2, il pallone sul palo Gabi Marranghello, difficilissima questa linea di passaggio, attenzione a Sofia Vieira, Vanin dentro e poi il miracolo di Marika Masha. Navarro Saez, Vanin e poi Navarro Saez liberato dalla compagna. Masha qui con un altro miracolo. Ma attenzione qui a Sofia Vieira, un po' sorpreso l'FFC, punta Gasparini nell'uno contro uno e trova l'angolo giusto. Kick off che torna avanti. Poi lottare sul pallone l'FFC, Navarro Saez a tutta velocità in contropiede, Sofia Vieira il gol del 3-1 per il kick-off, contropiede letale. Guti, pescata qui Belli che ha tanto spazio e non perdona con la rasoiata, 4-1 kick-off. Proverà neanche a dirlo Gabriella Machado, ecco qui il pallone, va Gabriella che aveva colto un'incredibile traversa. Stesso palla poi finalizzata, un'accelerazione improvvisa come è stato proprio in questo ultimo momento. Visuale aperta per calciare, intanto Vieira dimenticata, Masha con un altro miracolo, poi Belli sotto misura, Vieira si calcia addosso. Gabi Marranghello che è tornata sul parquet del Paladante, 1-2, splendido Navarro Saez. Guarda Sofia Vieira, l'autogol di Sabrina Marchese, 5-1, kick-off. A posizionarsi Az. Quindi Sofia Vieira con Marranghello che arriva in ritardo. Navarro Saez subito a bucare la rete rosso-blu dopo un altro sanguinoso errore in fase di uscita, 7-1. Irena Gasparini si abbassa, Claudia Cucu per ricevere il pallone, trovata molto bene Sabrina Marchese fuori di un soffio. Qui tagliato il campo verso Marchese, poi Milena Gasparini che calcia malissimo, attenzione a Di Biase, gol dell'8-1, giro palla utile a guadagnare anche tempo, ma Gabriella sottrae il pallone, poi il salvataggio sulla linea di porta per Vieira. Ancora un errore per Belli, Gasparini e poi Marchese a trovare la soddisfazione personale. Scambio ottimo con Plevano, liberato Sofia Vieira. Masha, un'uscita puntuale, poi perde il pallone cercando di avventurarsi in dribbling. Vieira porta sguarnita e poi Masha che torna. E allora finisce qui. La capolista passa al Paladante di Sestu, battuto il futsal femminile Cagliari con il risultato finale di 8-2. Manuela Tronci sconfitta per 8-2 contro il kick-off, una schiaccia a sassi del campionato, dunque una sconfitta era anche messa in preventivo. Cosa c'è da salvare però di questo pomeriggio? Sapevamo che incontravamo una squadra molto 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 forte. L'inizio diciamo che ha fatto vedere quello che abbiamo le potenzialità, siamo una squadra che riesce a difendere bene, per 10 minuti abbiamo resistito bene e abbiamo dimostrato anche di poter fare qualcosa in più, dopodiché la qualità, la straordinaria qualità del kick-off ha avuto la meglio, probabilmente non siamo riusciti a reggere fino alla fine quel ritmo.
Però ecco, questo secondo me ci deve far sperare. Abbiamo delle partite adesso alla nostra portata e su queste dobbiamo costruire il proseguo del campionato. Sono stati anche degli episodi che non sono stati probabilmente molto fortunati. Ricordo l'occasione di Vargiu a pochi centimetri dalla porta e poi la traversa in conclusione di primo tempo. È vero che il kick-off lì aveva già un po' preso il largo, però si poteva entrare in campo nel secondo tempo con un altro spirito e magari impaurire le avversarie. Esatto, mettere qualche dubbio nelle squadre così forti, la nostra possibilità è mettere dei dubbi e poi a quel punto cercare di mettere in campo tutte le nostre, la nostra qualità, che è quella, cioè quella di squadra. Non abbiamo delle individualità straordinarie, tranne forse Gabriela, però la nostra squadra, se messa nelle condizioni, può combattere con tutte, lo stiamo dimostrando. Dobbiamo continuare così e non temere nessuno. La vittoria manca dal 12 dicembre, Napoli a questo punto è un'occasione da non fallire. Esattamente, a Napoli dobbiamo sicuramente cercare punti, tutti e tre possibilmente, e giocare tranquilli. Se facciamo quello che abbiamo fatto oggi nella prima parte della partita, non possiamo assolutamente fallire. Facciamo il punto anche sulle nuove arrivate. Gabriela mi pare si sia già presa la squadra da un certo punto di vista. Gabi Marranghello invece ha bisogno magari di un po' più di tempo per rientrare anche in forma dal punto di vista fisico. Esatto, era un pochino ferma, l'abbiamo chiamata dal Brasile, deve ancora trovare la sua forma migliore, però ha già dimostrato come grinta e anche come volontà di voler entrare in questa squadra e fare la sua parte. Elvira Perruzza, vittoria per 8-2, oggi a Sestu, è sembrato tutto facile. In realtà nei primi 10 minuti la squadra di casa ha creato dei pericoli, stava per passare in vantaggio per 2-1, dunque c'è stato un momento in cui avete... Sì, esatto. Sì, i primi 10 minuti è stata un po', come dire, una partita che non si sapeva dove volesse arrivare, però alla fine penso che il risultato parla da solo, quindi cioè, non c'è molto da dire. Più che altro perché per il campo che non è così grande, magari perché noi è anche la prima volta che giochiamo su questo campo e loro erano abbastanza aggressivi all'inizio. Però alla fine è andato tutto bene, tranquille, serene, abbiamo fatto il nostro gioco come ogni domenica e è andata per il meglio. 17esimo risultato utile consecutivo, avete rinforzato la prima piazza, avete sfondato oggi il muro dei 100 gol segnati in stagione, dove volete arrivare? Ma dove ci porta il cuore, tra virgolette. Noi scendiamo ogni domenica per fare un buon gioco, per fare un buon risultato e vi ricordo che comunque noi l'anno scorso siamo arrivati a fare finale scudetto, quindi almeno lì ci dobbiamo arrivare. Ti chiedo della prossima partita contro il Futsal Salinis, assolutamente da non sbagliare davanti al vostro pubblico. Sì, giochiamo in casa, abbiamo il nostro terreno favorevole, il nostro campo, siamo comunque serene, vedremo cosa succederà domenica. Sicuramente non sarà una partita facile, sicuramente. Un parere anche su Cagliari che invece non vede la vittoria dal 12 dicembre. Questa cosa mi dispiace perché comunque ho visto che ha un ottimo organico, giocano comunque abbastanza bene, a mio parere, ovviamente, è una cosa che mi dispiace, sinceramente.